Campo di Marte, ecco il piano del comune. Il progetto prevede l'abbattimento del padiglione A e la realizzazione di 8 nuovi edifici. All'ex ospedale dovrebbe essere trasferita anche la questura. I comics riaprono la sortita San Paolino. In anteprima le immagini della nuova illuminazione del passaggio sotto le mura, che riaprirà in occasione della 4 giorni dedicata a giochi e fumetti. Metalli pesanti nel torrente Baccatoio, polemica dopo i risultati di uno studio effettuato dall'Università di Pisa a Pietrasanta. La festa dei bambini in ricordo di Pascoli, successo per la rievocazione dell'arrivo del poeta e della sorella Mariù a Castelvecchio, in quella che fu la loro dimora definitiva. Lo sport, addio Baldini, arriva a Sesia, il tecnico torinese l'anno scorso al Barletta è il nuovo allenatore della squadra rossonera. Tennis, il magic moment del tennis club Vico Pelago, i risultati delle sorelle Pieri, soprattutto di una ritrovata Jessica, ma non solo, alla base dell'exploit del circolo di Paola Cecchini. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura torniamo a parlare dell'area dell'ex Campo di Marte, perché ieri il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini ha presentato in regione il piano del comune per il riassetto dell'area dell'ex ospedale. Ce ne parla in questo servizio Luigi Casentini. Restituire alla città un'area chiusa sin dagli anni 30. È questa l'intenzione con cui il Comune di Lucca ha presentato il piano di riqualificazione dell'area dell'ex ospedale Campo di Marte. Palazzo Orsetti ha infatti realizzato l'ipotesi di intervento per gli edifici svincolati dalle competenze dell'ASL e quindi fuori dalla cittadella della salute. Il progetto prevede l'abbattimento dell'edificio A, la costruzione del polo sanitario nella zona dell'obitorio e di altre 7 strutture a ridosso del parcheggio lungo via Gianni. L'intervento consentirebbe la riapertura di via Barbantini, di via dell'ospedale e di via Fanner, restituendo quindi queste viabilità al quartiere di San Marco. L'ipotesi che noi facciamo è un'ipotesi di carattere urbanistico prima di tutto, ovvero restituire la permeabilità di quella zona al quartiere, cioè riammagliare il quartiere, ricostituire il tessuto urbanistico del quartiere. Quindi questo è stato l'intendimento primo di quel disegno che ho consegnato, che difendo, perché mi sembra dal punto di vista appunto della revisione urbanistica dell'insieme la migliore ipotesi possibile. Ovviamente i vincoli delle attività realizzabili nell'area costituiscono uno scoglio non da poco per il reperimento dei finanziamenti necessari alla realizzazione dell'opera, in cui dovranno trovare spazio housing sociale e negozi di vicinato, con la totale esclusione della grande distribuzione. C'è il problema di come si giunge a tutto questo. Si giunge a tutto questo attraverso delle ipotesi che abbiamo fatto, ovvero che l'area sia rilevata da una società di gestione di risparmio, sia rilevata da qualcuno che ha una valenza pubblica. Altra ipotesi al vaglio è quella dello spostamento della questura all'interno del padiglione C, quello a ridosso della caserma dei Vigili del Fuoco. Guardi, lo spostamento della questura mi sta molto a cuore, perché è una cosa che abbiamo discusso da tempo ed è uno degli obiettivi che questa amministrazione si è prefissa. Tutto il percorso rimane ampiamente in piedi, c'è una zona dedicata apposta per questo, ben delineata su quel disegno, per cui quella è la zona che è prefissata per la nuova struttura che interesserà la questura. Parliamo del meteo, piogge e temporali anche intensi fino alla prima parte di giovedì 29 ottobre. La Protezione Civile della Toscana ha emesso un codice giallo per precipitazioni anche a carattere temporalesco su tutta la regione. Da stasera sono attese precipitazioni sull'arcipelago e sulla fascia costiera, anche a carattere di rovescio o localmente temporalesche. Domani, mercoledì, precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale, più frequenti ed insistenti in prossimità della costa e nelle zone settentrionali, con fulmini, forti colpi di vento e anche grandinate. Rimaniamo a Lucca per parlare della riapertura della sortita di San Paolino. Parliamo ovviamente delle mura urbane in occasione dei comics.
In occasione di Lucca Comics and Games sarà aperta provvisoriamente la sortita San Paolino delle Mura Urbane, che collega Viale Carducci con Via del Pallone. I lavori di restauro del sotterraneo non sono ancora stati completati, ma il Comune ha ritenuto opportuna un'apertura provvisoria per rendere disponibile un ulteriore percorso pedonale tra l'interno e l'esterno della città, anche per agevolare il deflusso dei visitatori dal padiglione Games allestito all'ex campo Balilla. La sortita è posta in corrispondenza del parcheggio Carducci ed ha il vantaggio di condurre rapidamente verso Piazzale Verdi e verso la Cavallerizza, che tra l'altro costituisce il nuovo polo dedicato ai giochi. L'apertura della sortita rappresenta inoltre un'occasione per rendere visibili i sotterranei delle mura ai numerosissimi visitatori che affolleranno Lucca nei 4 giorni della manifestazione. La Protezione Civile sarà presente con un servizio di vigilanza per garantire la percorribilità della zona. Sempre dal 29 ottobre al 1 novembre sarà vietato il traffico dentro le mura. La zona a traffico limitato viene infatti estesa a tutto il centro storico, dalle 8.30 alle 20, con l'eccezione al divieto solo per i veicoli già autorizzati all'accesso alla ZTL. Sempre per quanto riguarda i comics, ci sono proteste da parte del comitato Vivere il Centro Storico, secondo il quale prima il Comune aveva riservato i 52 posti auto di Piazza della Caserma ai residenti, poi invece li ha destinati alle auto degli espositori. Parliamo sempre di auto, ma di un incidente che si è verificato questo pomeriggio sul ponte Carlo Alberto dalla Chiesa. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, appunto per uno scontro tra due auto verificatosi all'incrocio tra il ponte e la via del Morianese. I vigili sono intervenuti per liberare due persone che erano rimaste rinchiuse dentro un'auto. I due sono stati poi trasportati all'ospedale San Luca da due mezzi del 118, ma fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni. Ovviamente a causa dell'incidente si sono formate code sulla strada, sia sul ponte che sulla strada del Morianese. Adesso ci spostiamo a Pietrasanta e allarme per uno studio dell'Università di Pisa secondo il quale il torrente Baccatoio e i terreni limitrofi sono inquinati dalla presenza di metalli pesanti. Metalli pesanti e potenzialmente tossici nei terreni bagnati dal torrente Baccatoio di Pietrasanta è quanto emerso da uno studio geologico ambientale condotto dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa sulle acque e sul suolo della zona di Val di Castello e dintorni. I dati, presentati nei giorni scorsi presso l'Ateneo Pisano, parlano di valori ampiamente oltre i limiti, non soltanto di taglio, l'ormai famigerato metallo tossico che da oltre un anno è l'incubo di migliaia di pietrasantini, ma anche arsenico, cadmio, piombo e antimonio. Secondo lo studio universitario, risultano contaminati anche i terreni ad uso agricolo e di conseguenza le verdure che vi vengono coltivate. Una notizia che ha allarmato i residenti della zona e in particolare gli attivisti dell'Associazione Tutela Ambientale della Versilia, che chiede un'assemblea pubblica a Pietrasanta sul tema. La contaminazione da taglio del torrente Baccatoio in realtà era nota già da anni. Nel 2009 fu lo stesso sindaco Mallegni, con un'ordinanza, a vietarne l'emungimento di acqua. Sotto accusa, intanto, è finito l'assessore all'ambiente Simone Tartarini. Le opposizioni chiedono le dimissioni per aver nascosto i risultati dello studio. E questi dati non sono nascosti in nessun cassetto, questi dati sono a conoscenza dell'opposizione, sono a conoscenza dei comitati, sono a conoscenza di tutti gli attori di questa vicenda, della vicenda Taglio. È sicuramente un fiume con delle problematiche di carattere ambientale, ma è un fiume su cui vige un'ordinanza sindacale del 2009. I terreni e gli orti non creano problemi se non si attinge acqua al Baccatoio, dove, ripeto, c'è un'ordinanza di divieto, e se dove non si coltiva ortaggi con l'acqua del Baccatoio. Oggi in Regione c'è stata l'audizione del comitato che si batte contro il progetto dell'elettrodotto dell'Oltreserchio. Al termine il presidente della Commissione Ambiente, Stefano Baccelli, ha detto che il progetto è incompatibile con il piano paesaggistico e contro di esso cittadini e istituzioni faranno fronte comune. Contro il progetto si sono schierati anche Elisa Montemagni della Lega Nord e altri consiglieri.
E adesso parliamo dell'allarme sul consumo delle carni rosse e dei salumi lanciato qualche giorno fa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha inserito alcuni di questi alimenti nella lista possibili fattori cancerogeni. Abbiamo chiesto un parere al nostro esperto, il nostro collaboratore Fabrizio Diolaiuti, anche in relazione alle eccellenze in questo campo che abbiamo in Toscana e in particolare nella nostra provincia. Lo studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul consumo della carne rossa, in particolare quella lavorata, sta creando una campagna allarmistica immotivata per quanto riguarda il nostro paese, in particolare la nostra regione. A denunciarlo è Tullio Marcelli, presidente della Coldiretti Toscana, che sottolinea come i cibi sotto accusa come hot dog e bacon non facciano parte della tradizione nostrana. Paradossalmente però questi allarmi rischiano di avere contraccolpi sull'attività di circa 4.000 allevamenti toscani, proprio in una regione che vanta eccellenze nei salumi come il prosciutto toscano DOP. Sull'argomento abbiamo chiesto un parere anche al nostro Fabrizio Diolaiuti, autore del libro Alla scoperta del cibo e conduttore di programmi televisivi sull'argomento. Ma davvero dobbiamo rinunciare a gustare il prosciutto bazzone o i salumi della Garfagnana? Assolutamente no, perché il riferimento è alle carni in generale e alle carni conservate e alle carni fatte male, con tanti nitriti, tanti nitrati, tanti scarti dentro. Si parla prevalentemente di industria. Le grandi eccellenze artigianali della Garfagnana, della Lunigiana, delle nostre terre si possono tranquillamente mangiare. È chiaro che non si può mangiare a colazione, pranzo e cena salame di roldo e affettati vari, con la giusta moderazione, ma anche la carne rossa, che è importantissima, si può tranquillamente mangiare se è carne di un allevamento libero e felice. Penso per esempio alle mucche di razza garfagnina, penso alle mucche libere del Mugello, agli allevamenti biologici, e da questa normativa credo che ne possa trarre vantaggio l'artigianato, la qualità, l'eccellenza, perché dobbiamo mangiare carne di qualità, poca ma buona, per cui viva la ciccia della Garfagnana, viva i grandi insaccati, viva i prodotti slow food che, se mangiati con parsimonia, non fanno male alla salute, anzi, e poi danno anche un po' di piacere, altrimenti che vita sarebbe? Acqua non potabile dall'acquedotto di Filecchio, lo hanno evidenziato le analisi fatte eseguire dalla ditta Del Monte che si occupa delle mense scolastiche. In attesa delle controanalisi di Gaia, il sindaco di Barga, Marco Bonini, ha emesso un'ordinanza che dispone l'obbligo per tutti gli utenti della scuola elementare materna di Filecchio e di tutto il territorio della frazione di bollire l'acqua per un tempo non inferiore a 10 minuti prima di utilizzarla a scopo potabile. Nella stessa ordinanza si dispone per le scuole di Barga e Fornaci di Barga, in via cautelativa, di non utilizzare l'acqua per scopi alimentari. Rimaniamo nel territorio comunale barghigiano per parlare della festa dei bambini a Castelvecchio Pascoli. Il sole e la gioia dei più piccoli hanno certamente aiutato e sancito il successo di Bambini in Festa, la manifestazione nel nome di Pascoli che si è tenuta la scorsa domenica 25 ottobre nel giardino della dimora del poeta. Una giornata particolare dedicata ai bambini, ma anche rivolta al passato e a ricordo. Sono infatti passati ben 120 anni da quel 15 ottobre del 1895, quando Giovanni Pascoli con la sorella Mariù arrivarono a Castelvecchio di Barga per abitare nella casa che diverrà poi la loro dimora definitiva e luogo di grande ispirazione, essendo nate qui le sue liriche più note e importanti, come i Canti di Castelvecchio. I bambini delle scuole d'infanzia primarie e medie hanno rappresentato arti e mestieri di un tempo, mentre i ragazzi più grandi hanno rievocato tutte le fasi della scelta di Casa Pascoli, leggendo anche testi originali, facendo rivivere questa emozione a tutti i presenti. La manifestazione, organizzata dalla Fondazione Pascoli, dal Comune di Barga e dalla Misericordia di Castelvecchio, guidata da Bruna Caproni e che hanno curato tutta la parte logistica operativa, ha voluto avvicinare i giovanissimi alla poesia e alla vita del grande poeta.
L'idea di dedicare la festa ai bambini è stata molto gradita anche dal senatore Andrea Marcucci e dal presidente della Fondazione Pascoli, Alessandro Adami. Siamo sicuramente molto contenti noi, la riscoperta della cultura, i tanti investimenti fatti a Casa Pascoli che oggi ci premiano con un giardino meraviglioso, una casa in ordine, ristrutturata, una casa museo messa in sicurezza. Credo che sia una bella occasione per riportare Pascoli nelle scuole, nelle famiglie, rivalorizzarlo adeguatamente. Credo che sia una bella eredità del centenario che abbiamo festeggiato qualche anno fa. Allora, questo giorno non può che essere ricordato con una festa, è un giorno di festa e quando si festeggia con i bambini, con i nostri bimbi delle nostre scuole, delle scuole elementari, delle scuole medie. Ecco perché chiamiamo questa giornata Bambini in Festa. Del resto Giovanni Pascoli e Maria Pascoli, detta Mariù, ebbero una grande attenzione, una grande sensibilità per i bimbi. Tanti curiosi e turisti che hanno fatto la coda per visitare la casa museo di Giovanni Pascoli, ma chissà che cosa avrebbero pensato Giovannino e Mariù nel vedere tanti bambini animare il loro frutteto e la loro vigna. È tutto per la cronaca, ci fermiamo per la pubblicità e subito dopo torniamo con lo sport.